Bentornati cari ragazzi, nuovo video sul canale. Video di oggi è la puntata di due mesi fa di Next Dream. E con me a registrare la puntata di Next Dream, chi non poteva esserci se non... National Italia, salve a tutti ragazzi, grazie Andrea per le presentazioni. Preparatevi perché anche se con un pochino di ritardo siamo qui per vedere il continuo del derby tradizionale francese, come lo chiamano qua in Next Dream. In Next Dream. Buonasera quindi Apollo National Italia, proviamo questo nuovo format di Next Dream che gioco forza sarà più asciutto, più concentrato sui contenuti e la nostra analisi, ma soprattutto da qui in avanti molto più sul pezzo, perché non appena uscirà una puntata io e Paolo ci impegniamo a portarvi la analisi della nuova storia introdotta su Dream Team più in fretta. Giusto Paolo? Assolutamente sì, vediamo come va, cercheremo ovviamente vedremo sempre le puntate insieme e daremo un'analisi approfondita su quelli che sono appunto i contenuti e le varie storie che ci offrirà il gioco. 1, 2, 3, procediamo. Allora, sì. Voi vedete sul mio account che è già stato tutto completato, come al solito. No, fermi. Come al solito però io non ho mai visto le storie, ma come vedrete in un futuro approfondimento dedicato a Dream Team qui sul canale, questo account mi è stato donato e ne vedremo poi i contenuti in una speciale a parte, e hanno già completato tutte le storie. Io però non ho visto tutto quanto, se non la prima parte che avevamo visto in live, ma per onore di completezza della storia di Next Dream qui sul canale, la ripercorriamo insieme con Paolo, che tra l'altro in live non c'era. Paolo, prima puntata, la feroce battaglia della Lega Professionistica Francese è finalmente l'inizio della partita fra Marsiglia e PSG, dico bene? Assolutamente sì, l'inizio un po' di questa grande partita, appunto partita già decisiva per il campionato francese, che vede appunto affrontarsi Paris Saint-Germain con un Ponto Misaki a scalpitare sul campo del Parco dei Principi, mentre contro c'è il Marsiglia di Gito, Sano e Napoleon. Eccoli qua, e vediamoli insieme perché tra l'altro è già decisiva, ma è comunque sempre la prima giornata. I calciatori prendono posizione in campo e l'arbitro fischia l'inizio. Eravamo arrivati proprio qui nella precedente puntata, quindi lo scontro fra Mbappa, Reymar e Ochado da una parte contro Napoleon, Gito e Sano dall'altra, anche se il vero protagonista, come ha detto il buon Paolo, sarà assolutamente Taro Misaki. Vediamo che tipo di gioco imbastirà il Parigi senza Pierre, che oggi è in panchina a causa dell'infortunio contro il Brasile nel torneo sportivo internazionale. Vi ricordo sempre, il torneo sportivo internazionale sono le Olimpiadi raccontate nel Rising Sun, e quindi qui scopriamo, quanto pare Paolo, che Pierre si è azzoppato contro il Brasile. Ha giocato contro il Brasile, ma non si sa, questa frase ha dato un po' di dubbi, visto che ci sarà un piccolissimo spoiler del Rising Sun, non si sa effettivamente come avviene questo infortunio perché non compare nel manga. Next Dream però ci dice che è successo, quindi lo prendiamo per buono. È per forza, è come tutto ciò che arriva da Next Dream, noi lo prendiamo come oro colato, non possiamo fare altro. Eccolo qui Taro Misaki, forza, cominciamo! E alle sue spalle Duchamp e Ochado non perdono tempo e si scambiano dei rapidi passaggi verso la porta avversaria. Il giovane acrobata del calcio giapponese Mitsuru Sano, non ci arriverete così facilmente. Sano avanza nel coraggioso tentativo di fermare Misaki. Allora in questo caso... fintona di Misaki, tecnica, paso doble, tecnica dell'immagine residuo di Misaki che supera con un'abile finta il compagno di nazionale e continua ad avvicinarsi alla porta del Marsiglia con la palla al piede. Però è un altro avversario bello, bello importante, bello pesante che gli si para davanti, Hiroshi Gito. Non andrai oltre. Ma i difensori del Marsiglia gli bloccano la strada. Misaki non può avvicinarsi più di così. Non c'è spazio per far passare la palla, ma c'è un altro modo. E allora arriva lo scarico alla destra di Misaki, che passa il pallone a Duchamp.
Duchamp, ricordiamolo sempre, l'abbiamo detto in una precedente puntata di Next Dream, Paolo, stella indiscussa del Paris Saint-Germain, giocatore che ha fatto la storia di questo club, giusto? Oddio, storia della Francia di sicuro, storia del club non direi proprio, perché Deschamps non ci ha mai giocato nel Paris Saint-Germain. Ma come? Ma come? No. Non ha mai giocato, e come mai Next Dream, questa banda di ubriachi, ancora ne hanno fatto un'altra delle loro? Beh, sì. Sì, bene. Però, come abbiamo detto prima, le cose le prendiamo per bene. A quanto pare il signor Takahashi ha deciso di mettere Duchamp nel Paris Saint-Germain, ma soprattutto vediamo cosa fa, perché Duchamp ha ricevuto un pallone delizioso da parte del fantasista giapponese. Duchamp che è Didier Deschamps, ok? I due si scambiano la sfera posizionandosi alla perfezione. Come mi aspettavo, Duchamp è bravissimo a liberarsi per ricevere i passaggi. Ed eccolo qua, Duchamp. Dopo Misaki è il mio turno. È francese, quindi parla così, un po' impostato. E c'è Mbappa, che intanto arriva di corsa sulla fascia sinistra. Duchamp gli serve la palla con un passaggio corto. Mbappa, per chi non l'avesse capito, è Kylian Mbappé. E qua Gito, preso in controtempo, vede il rapido scambio tra gli avversari che cominciano a muoversi come vespe impazzite nella tre quarti avversaria, e qui cominciare a tenerli tutti sotto controllo è impresa quasi impossibile anche per il nostro Gito. Mbappa prosegue e taglia all'interno. Forse stiamo per assistere al primo gol della partita. Vediamo che succede. Attenzione. In difesa però retrocede il nostro Sano. Non ti permetterò di andare oltre. Oh, Sano nel frattempo è tornato verso la porta e blocca il dribbling di inserimento di Mbappa. Che tipetto fastidioso. Non riesco a levarmelo di torno. Mbappa protegge il pallone mentre affronta Sano e cerca l'occasione per concludere. Ce la farà? Ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Eccola! Altro traversone, sciabolata attesa. Tira direttamente in porta? No! Sulla fascia destra arriva Raimar a tutta velocità. Il passaggio di Mbappa arriva a destinazione. Ed eccolo, Raimar, versione di Next Dream di Neymar. Bel passaggio, Mbappa! Ci penso io a segnare. Gito però è il suo avversario. Ti distruggo! Gito torna velocemente davanti alla porta dopo l'ultima azione e affronta Raimar uno contro uno. Non importa quanto sei grosso, per me non fa differenza. Di qui non passi. Ecco, l'avevo già rimarcato durante la live, questo scambio cromatico rosso contro blu, volto contro volto, mi ha ricordato tantissimo le vecchie contrapposizioni dei giochi precedenti di Tsubasa, sia quelli per Super Nintendo, quello di Capitan Tsubasa J, se te lo ricordi Paolo, ma anche soprattutto, assolutamente sì, ma anche soprattutto Gaiden Tomorrow per PlayStation, anche nelle schermate iniziali, quelle dove ci sono le due formazioni. Sì, dove stanno i capitani, certo, sì. Esatto, qui lì non c'è questo fulmine dietro i volti, però la contrapposizione delle due frasi dei capitani che si caricano prima di affrontarsi a vicenda è assolutamente in linea e coerente, riportato anche in Next Dream. Molto bello. Esatto, hai detto proprio bene, si stanno caricando, ma soprattutto, come finirà questo duello? Di cui non passi, dice Gito. Cosa? Gito impedisce a Raimar di tirare con un'azione difensiva inaspettatamente agile. Ancora frutto delle famose maratone del momento delle qualificazioni asiatiche. Sei più veloce di quanto pensassi. Però, eccola qua la finta di Raimar, che scaglia il pallone verso la porta. Un tiro velenosissimo. E oltrepassa Gito con una splendida finta, quindi prima di tirare. E Gito è uccellato come una quaglia durante la stagione di caccia. In quanto a tecnica, sono più bravo io. Boom baby! Ed è gol! PSG avanti subito alla prima azione con lo scambio atomico fra tutti i fuoriclasse della squadra: Duchamp, Misaki, Mbappa, Raimar. Ed è proprio quest'ultimo a finalizzare l'azione.
grande e splendida giocata di Reimar che si libera agilmente di Gito e porta i suoi in vantaggio. Sono passati solo 10 minuti di gioco. Solo 10 minuti. E qui c'è il coach Kiefer. Due registi come Duchamp e Misaki sono una grossa minaccia per l'altra squadra. Questo mister qua mi sembra di averlo anche lui già visto, Paolo, eh? Assolutamente sì. Vedremo che lui è Thomas Kiefer, controparte di Next Dream di Thomas Tuchel, allenatore che ha allenato appunto il Paris Saint-Germain in passato. Allenatore, l'ultima posizione che ha occupato è stato allenatore del Chelsea, lo ricordiamo per la grande amicizia che l'ha legato a Romelu Lukaku, e poi è stato... A Romelu Lukaku, Antonio Conte, ma vabbè. Sì, sì, è grande amico di Antonio Conte e di Lukaku, è stato poi silurato all'inizio di questa stagione appunto dai londinesi. Eccolo qua, Thomas Kiefer, coach del Parigi, come diceva il nostro Paolo. Se poi guidano due giocatori abili e decisivi come Reimer e Mbappa, il gol è assicurato. Se continuiamo a giocare serrati, non avranno scampo. E qua il buon Kiefer se la sente già in tasca dopo 10 minuti. Maledizione. Ci hanno fregato, ma c'era da aspettarselo. Il livello qui in Europa è davvero alto. Gito, la partita è appena iniziata. Possiamo recuperare. E Napoleon, che mentre Sano e Gito si danno pacche sulle spalle per recuperare, Napoleon è come al solito quello più emotivamente esplosivo. Ovviamente pareggeremo, in men che non si dica. Mostrerò a tutti la mia, la forza del Marsiglia. Non posso permettermi di perdere. È così, soprattutto perché tra lui e Pierre c'è un'antica rivalità e Pierre neanche gioca, quindi occhio. Occhio, c'è anche un certo Misaki in campo e Napoleon lo conosce bene, il nostro artista giapponese. Assolutamente, più che bene. Frutti dell'allenamento, che è la seconda parte della prima storia. Campionato francese, Parigi contro Marsiglia. Quindi rivediamo il momento in cui Reimar ha portato in vantaggio i suoi, il gol di Reimar appunto, PSG 1 Marsiglia 0, con Napoleon che prova a ristabilire il morale dei compagni di squadra insieme alle punte di diamanti del Marsiglia, che sono Gito e Sano, arrivati direttamente dal Giappone e oggi più che mai determinati a pareggiare e a mettersi in mostra. Misaki e Duchamp come registi sono pericolosi. Se non li fermiamo, possiamo scordarci di vincere. E non solo. Il Parigi non ha ancora schierato Pierre. Ecco che Napoleon lo rimarca. Giusto. Ora in panchina per l'infortunio. Ma se entra in gioco, ci renderà la vita difficile. Però, perdonami, Sano. Sei infortunato. A meno che non ci sia una cura miracolosa. Difficile che entri, giusto Paolo? Ma figurati se entra Pierre. Non entrerà mai. Eh già, insomma, Pierre sull'applicazione del fantaraccio me lo dava grigio, quindi... Sì. Vedere che entra. Sembra strano. Dobbiamo sbrigarci a segnare mentre è ancora in panchina. Sì, quindi Gito deve concentrarsi sulla difesa e io penserò a costruire il gioco per segnare. Beh, fino a qua non mi sembra una tattica particolarmente creativa. Ci penso io a coprirvi le spalle, ragazzi. Non subirete... Non subiremo altri gol. Concentrati i passaggi su di me. Dobbiamo pareggiare il prima possibile. Ok, contiamo su di te. E qua Kiefer studia la situazione. Ogni giocatore conosce il proprio ruolo e tutti seguono Duchamp e Misaki verso la vittoria. Misaki ha gettato le basi per il primo gol. Uno stile ideale e impeccabile, sia in attacco che in difesa. Questo è il calcio for the team. Un altro modo di chiamare il gioco di squadra, il calcio for the team. Un modo quasi filosofico, oserei dire. Sì, esatto. Ma hey, come si funziona? Esatto, questo for the team. Non lo so. Mi sembra anche di aver già sentito claim simili, motti simili in passato. For the team, for the players, insomma, tutte cose che abbiamo già in qualche modo sentito. Però, vediamo in questo for the team in che cosa consiste. Il Parigi cerca aggressivamente la seconda rete per non deludere i tifosi entusiasmati dal primo gol.
Il Marsiglia cerca di rispondere, ma per ora riesce solo a difendersi dagli attacchi. Misaki, non ti lascerò fare quello che vuoi. Sano marca stretto Misaki, impedendogli di mettere in atto le strategie d'attacco del Parigi. Non ho scelta. Qui vediamo di nuovo il confronto fra Misaki e Sano. Il primo stravinto da Misaki. Questa volta però non arriva il dribbling, ma Misaki passa indietro la palla a Ochado. Per il momento ancora un po' in ombra rispetto agli altri assi parigini. Forse questa è la tattica appunto for the team. Quindi coinvolgere qualsiasi giocatore all'interno della squadra, all'interno delle azioni e farlo rendere comunque partecipe della manovra. Potrebbe essere una interpretazione. Ci penso io, Misaki. Grande rivale di Misaki nella saga di Golden 23, JJ Ochado. Vediamo oggi in azione in una formazione inedita che lo vede appunto affiancato al compagno di squadra Taro Misaki. È vero, non basta fermare Misaki per fermare il Parigi. Devo capire come posso impedirgli di attaccare. Ci penso io. Gito con ferocia mette pressione su Ochado. Sguardo d'intesa con Raimar che Napoleon intercetta quantomeno nelle intenzioni. Accidenti, Raimar è libero. Altro scarico, di nuovo su Raimar. Ochado attira l'attenzione di Gito per liberare Raimar e passargli quindi il pallone. Gito non fa in tempo a reagire. Raimar sta per tirare. Non ce la farò mai. Ancora fotocopia dell'azione che ha portato al primo gol. Ed ecco qui Raimar che chiama la seconda segnatura, la seconda rete. E Sano di nuovo torna in zona difensiva, contrariamente a quanto aveva dichiarato poco fa sulla ripartenza del Marsiglia dopo il calcio d'inizio. Non ci sperare, di nuovo in fase difensiva Sano intercetta abilmente il tiro di Raimar, porta del Marsiglia salva. Sano lascia improvvisamente Misaki e torna davanti alla porta. Che cosa? Sano blocca il tiro di Raimar. Niente male, Sano. Degno del mio partner. No, non è ancora finita. Ma la palla viene recuperata da Misaki. Bene. No, Gito. Lo so, ci penso io a fermarlo. Ecco qua il confronto fra Gito e Misaki. Gito si piazza di fronte a Misaki, limitando i suoi movimenti. Misaki, passa qui! Stavolta segnerò il secondo gol. Con Raimar che chiama. Eh? Vediamo cosa fa Misaki. Ora! Altro pallone filtrante. Gito si fa ingannare dalla voce di Raimar e lascia scoperto Misaki, che crossa davanti alla porta. Fa partire una pennellata degna di un artista verso Mbappà. Mbappà! Bel passaggio! Mbappa si libera di Sano e si prepara a saltare. Colpisce quindi la palla al volo. Boom! No! Sembrava che l'avesse colto la sprovvista. Invece Gito allunga il gambone e devia il tiro di Mbappa. Bravo Gito. Che cosa? Niente da fare per Mbappa, che si trova stoppato il pallone da un colpo di rene impressionante di Gito, agilissimo, molto più del solito il nostro stoico e potente difensore giapponese. Sano respinge la palla vagante, il Marsiglia si riprende dopo il pericolo. E Mbappa mastica amaro. E Misaki non può fare a meno di notare i movimenti di Gito. Quando ha acquisito quei riflessi e quella velocità? Ci è mancato poco. Se ci fanno un'altra rete perdiamo la faccia. Ho fatto bene ad allenarmi con Sano. E qui rivediamo probabilmente alcuni dei momenti precedenti a questo match che hanno visto la preparazione fisica
di Hiroshi Gito insieme al buon Sano. Gito aveva capito che quello che gli mancava era la velocità. Si è impegnato strenuamente nell'allenamento per potenziare l'esplosività, la capacità di predizione e la velocità, cercando di muoversi rapidamente come Sano. Dannazione, non riesco a stargli dietro. Gito, riposati un po'. Avrai sicuramente guadagnato tanta resistenza con le maratone, ma così esageri. E in ogni caso, giocare ad acchiapparella come allenamento? Più semplice è, e più efficace. In Europa è pieno di calciatori veloci e robusti come me. Come me, cioè già se li autodefinisce veloce e robusto. Se voglio giocare al loro stesso livello e vincere, devo superare me stesso. Ho capito. Ti farò compagnia finché non sarai soddisfatto, allora. E qui il sodalizio dell'Eirado, di nuovo rinnovato anche sul campo di allenamento del Marsiglia, con la coppia assolutamente rodata e confermata e collaudata tra Gito e Sano. L'addestramento speciale ha trasformato Gito in un difensore potente ma estremamente veloce. Misaki non è il solo ad aver ottenuto la forza necessaria per competere a livello mondiale. Anche noi ci siamo allenati fino allo stremo per gareggiare in Europa. L'urlo di Gito. Ora comincia il contrattacco del Marsiglia. So sì che la partita entra nel vivo. Eh sì, ora si parte. Ed il bello di fare Next Dream, buio, sipario e ripartiamo, e il bello di fare Next Dream in ritardo, detto molto onestamente, è che quindi abbiamo la possibilità di vedere due storie una dopo l'altra e non doverci fermare così per mesi senza sapere come va a finire. E qui abbiamo due capitoli importanti, la controffensiva del Marsiglia e For the Team. E partiamo dalla controffensiva del Marsiglia. Paolo, mentre carica, tue impressioni velocissime in 10 secondi. Ok, partita finora eccitante, si può vedere un po' la sintonia del gioco del Parigi, ma anche un Marsiglia che non si arrende facilmente e un Gito un po' che, grazie anche alle giocate di Sano, si sta dimostrando tanto forte. Peccato per Napoleon che non ha ancora mostrato le sue abilità, ma sono sicuro che farà vedere le sue giocate. Non ha ancora toccato la boccia nel Napoli, non abbiamo visto nulla delle sue skills francesi con la maglia del Marsiglia. Speriamo di poterne godere in questa nuova storia. Rivediamo un veloce riassunto: il Parigi passa in vantaggio grazie al gol di Reimer nel primo tempo, ma Misaki e il capitano Duchamp orchestrano il nuovo assalto, ma Gito e gli altri difensori mantengono il risultato sull'1-0. L'abbiamo visto poco fa. Gito difende strenuamente il Marsiglia e nega qualsiasi tentativo di attacco. Eccolo qua finalmente! Napoleon passa in prima linea ma viene ostacolato dalla difesa serrata del Parigi e non riesce ad arrivare a rete. Tse. Quelli del Marsiglia non riescono a tirare, stanno perdendo la calma, nota il buon Bappà. Meglio così, più diventano impazienti e più commettono errori. Ne approfitteremo per segnare di nuovo. Cinico Duchamp. Ma Sano non ha ancora gettato la spugna. Sano riceve la palla nella sua metà campo e si appresta a superare il centrocampo da solo. Ci penso io! Ma Duchamp, troppo esperto per farsi uccellare in questa maniera qui, così semplice, da un Sano dribbla tutti. Non passerai da qui. E palla persa per il Marsiglia, con Sano e la sua espressione di sorpresa e dolore. Duchamp reagisce ai veloci movimenti di Sano e gli ruba il pallone. È riuscito a prevedere i miei movimenti? Mancano pochi minuti alla fine del primo tempo e il Parigi si è guadagnato un'altra possibilità per segnare. Pallone ancora una volta alto e tagliato di Duchamp per le punte di diamante del Parigi e il pallone passa da Duchamp a Reimer. Appena riceve il passaggio, Reimer si porta davanti alla porta del Marsiglia con un rapido dribbling. E di nuovo vedremo lo stesso canovaccio che abbiamo già vissuto poco tempo fa con Hiroshi Gito che si piazza davanti all'avversario. Reimer, stavolta ti fermo. Non farmi ridere, non ne sei in grado.
sorrisino di Gito ingenuo. Chi ti ha detto che sono da solo? Di nuovo sano? Ma che ha il teletrasporto? Da dove è uscito? È un Diglett, salta fuori da sottoterra. Cosa? Sano era nascosto dall'imponente fisico di Gito e ruba il pallone prendendo Raimara alla sprovvista. Gito e Sano perfezionano le loro azioni combinate da tempo. Le loro tecniche funzionano alla grande. Il Parigi ha lasciato scoperte le retrovie per supportare Raimar e adesso deve tornare a difendere. Contropiede quindi del Marsiglia. È l'ultima chance per segnare nel primo tempo. Gito, avanza anche tu! Dobbiamo sfruttare tutte le nostre forze per segnare questo gol. Ok. Quindi... Marsiglia, fate in attacco. Coppia d'oro, Gito Sano. Scambio rapidissimo, 1-2 tra i loro... tra i due assi dell'Airado. Sano inganna i difensori del Parigi con i suoi agili movimenti. Da questa parte, Sano! Gito! Passaggio alla disperata di Sano. Sano crossa davanti alla porta. Gito scatta in avanti in attesa della palla. Chi è questo difensore, Paolo? È un difensore per ora che non è il nome, ma probabilmente uno generico del Paris Saint-Germain. Potrebbe essere o uno come Marquinhos o forse Thiago Silva, se stiamo parlando di giocatori un po' più con la veterani. Barba così, potrebbe essere non vorrei dire una sciocchezza, un Desailly? Forse, non lo so. Vabbè, in generale è qualcuno che sta marcando per bene Gito. Però è probabile che lo troveremo più avanti, perché è così caratterizzato e mi dà l'idea di essere un giocatore che verrà probabilmente inserito in futuro con la maglia del Parigi. I difensori marcano stretto Gito come se avessero capito le sue intenzioni. Per quanto grosso, neanche Gito riuscirà a tirare in porta se lo marcano così stretto. Ora tocca a te! Questa volta è il Marsiglia che fa arrivare il pallone avanti tagliato, supera la testa di Gito e vola dall'altro lato del campo, attualmente vuoto. Ma chi raggiungerà questo pallone? Il numero 20! Il numero 20! No! Aspettate! Napoleon sta correndo proprio lì, come se avesse programmato tutto fin dall'inizio. Aspettavo da tanto questo momento. Fai! Boom! Tiro al volo del cannone! Da una cannonata fortissima. Boom! E segna il potentissimo tiro al volo di Napoleon. Finisce dritto in rete al primo pallone toccato da Napoleon. Percentuale di realizzazione 100%. Un tocco, un gol per lui Napoleon. Il Marsiglia pareggia i conti proprio allo scadere del primo tempo. Dannazione! Ci hanno fregati! Ed ecco il fischio! Questa vincente sfida riprenderà nel secondo tempo con un bel pareggio! Duchamp degli spogliatoi analizza la partita. Il motivo di questo gol è chiaro. L'imprevista velocità di Gito e i movimenti di Sano ci hanno colto impreparati. Abbiamo anche sottovalutato la smania di Napoleon. Appena trova una zona scoperta, prova a tirare in porta. Il buon coach Kiefer, anche lui ci tiene a dire la sua, anche perché è pagato per farlo. Nel secondo tempo presteremo più attenzione ai movimenti di quei tre, mentre costruiamo l'attacco. E per farlo abbiamo bisogno di... No, dai. Pierre, te la senti? Si gode! Eccolo. Si gode! Certo. Il massimo esponente del calcio champagne. Il calcio artistico francese trova nel LCD Pierre la sua realizzazione più brillante. Bene, stavolta mi sbarazzerò di quei tre e segnerò il gol che ci porterà in vantaggio. Credi in te stesso e credi nei compagni. Tutti devono fare la propria parte. Duchamp ha ragione. Ognuno di voi deve muoversi per il bene della squadra. Questa è la nostra filosofia. Forte team!
dobbiamo vincere questa partita. Portiamoci a casa questo derby. Ed eccoli qua, tutti schierati, Pierre senza naso, i giocatori del Parigi. Sì! Se fossi tornato indietro quando Sano ha rubato la palla, non avrebbero segnato. Quindi Sacchi fa autocritica. Se voglio rimanere in Europa, devo giocare meglio di così. Misaki, non pensarci troppo. Nel secondo tempo segneremo il gol che ci serve per vincere. Grande Pierre, capitano assoluto e totale. Carisma infinito. Giusto, vinceremo noi. Sport team sia, se è questo quello che serve a Parigi per vincere. Che meraviglia vederli tutti con la stessa maglia, secondo me è... Per un amante di questo magico brand è godurioso. È magico. Cioè tu dici, cavolo, chissà se un giorno lo vedremo, se no, per il fatto che dici Takashi c'è una certa età, e poi vedi questo. È uno degli aspetti positivi di Next Dream, no? Che riesce probabilmente a sintetizzare senza essere legato al fatto di dover disegnare tavola dopo tavola, ma tramite la narrazione, come una graphic novel o con pochi spunti grafici, fare salti in avanti molto più veloci, mentre magari con un manga avremmo dovuto aspettare mesi, perché ora che viene disegnato tutto, editato, rifinito, pubblicato e rilasciato, insomma, ci vuole molto più tempo. Esatto. Next Dream, essendo un'opera più al risparmio dal punto di vista grafico, può dare qualcosa di più dal punto di vista narrativo. Ma lo dio! Perché ogni tanto si perdono in bicchieri d'acqua profondi come delle pozzanghere. Ma che ci vuoi fare? Però questa partita sta procedendo bene. E appunto, come stavi dicendo tu, e anche questo è bene in Extreme, che con un mese puoi raccontare mezza partita, mentre invece con il manga ovviamente i tempi sono molto meno accelerati, con una cadenza trimestrale, che raccontano meno contenuti. Quindi in un certo senso questo è un po' il vantaggio di Next Dream. Sì, detto che Takashi non è nuovo a rappresentare partite lunghe 6 anni o partite lunghe una pagina, quindi anche lui ogni tanto gli parte la trebisonda. Esatto. E vabbè. Andiamo a vedere che cosa cacchio vuol dire For the Team, caro Paolo. Andiamolo a scoprire. Andrea. Ultimo capitolo del nostro video di oggi, che comunque non è durato poco. Io pensavo di essere molto più asciutto, poi alla fine qua ci siamo allungati, ma alla fine ci piace allungarci. Campionato francese, Parigi-Marsiglia, ormai lo sappiamo, il secondo tempo del derby riprende con un pareggio. Parigi cerca inesorabilmente il gol del vantaggio. E Gito comincia a essere provato, perché sì, si è allenato, sì, è preparato, ma affrontarne 6 è arduo per chiunque. Comincia, infatti, eccolo qua che lo racconta il narratore, comincia a sentire la fatica. Gito che annaspa, come tanti di noi dopo una semplice rampa di scale. Gito, tutto bene? Per così poco? Ce la faccio. Gito sta diventando più lento, ma penso che sia normale dopo che ha corso così tanto durante il primo tempo. Io e Misaki li disorienteremo un altro po' per creare un'apertura. Andiamo! Dai, Paolo, cioè, Misaki e Pierre, entrato nel secondo tempo, assaltano la porta del Marsiglia. E adesso qua ci sarà un'azione di sicuro. Vedremo un po' il vero Parigi, quello che volevamo tutti noi. E qua ora inizia la vera offensiva. Sguazzando verso il lago Duria, come era l'elefantino? Assolutamente sì. Misaki e Pierre entrati nel secondo tempo assaltano la porta del Marsiglia, sì, l'ho detto. Duchamp rimane un po' più arretrato rispetto al primo tempo per fare da supporto ai due. Eccole, il duo Champagne che si prepara ad attaccare. Vuole una coppa di champagne? Gliela faccio portare da Pierre o da Misaki? Ma non si faccia problemi. Prima Ochado si è concentrato sui passaggi, quindi ora non lo stanno marcando. Vai! Ochado, è la nostra occasione. Fatti strada con uno dei tuoi dribbling speciali. Vai JJ,
Oh, con grande sorpresa Pierre affida la palla a Ochado, che diversamente dal primo tempo oltrepassa i difensori del Marsiglia con un rapido dribbling. Misaki, è tua! Di nuovo palla a Misaki. Bel passaggio, Ochado! Stanno marcando Raimar e Pierre. Per ora è meglio evitare di passargli la palla. Sguardo dell'aquila di Misaki che scansiona tutto il campo da calcio. For the team. L'unica cosa che posso fare per far vincere la mia squadra è questa. Misaki avanza con un dribbling solitario e coglie di sorpresa il Marsiglia che si aspettava un passaggio. Misaki? E Duchamp rimane annichilito da se stesso. No, Misaki è il nostro artista del campo. Devo fidarmi del suo giudizio. Vediamo se sarà un giudizio valido. Speriamo che non sia un rinvio a giudizio. Ti fermo io, dice Gito. Qua il dribbling. Tunnel. Umiliato. Chiudile. Del Gonde 23. Ritorna al Parco dei Principi. Chiudile, Gito. Chiudile. Misaki supera Gito con una splendida giravolta. E non accenna a mollare la palla. Qui si mette male. Qualcuno fermi Misaki. Che sarà anche il titolo del video, eh. Misaki si fa strada tra le file del Marsiglia. Ed è già nei pressi della porta. Rimane solo il portiere. A volte è necessario andare avanti e superare le difficoltà con le proprie forze. Ed è una cosa che Misaki ha imparato proprio in Golden 23. Boomerang Ochado! No, il boomerang no. Il boomerang non lo vedevo veramente da 200 anni. Boomerang! Misaki, con il coniglio dal cappello, prende un suo vecchio tiro, ma affilatissimo. Forte e segna il primo gol al Parisigi. Il boomerang shot, ragazzi, il boomerang shot l'ha fatto vedere, penso, due volte, di cui una la prima volta al campo di allenamento dopo le qualificazioni asiatiche, dopo la cacciata dei sette da parte di Gamo, dopo il primo confronto con i sette del Giappone Reale. Misaki è tornato dopo aver girato varie parti del mondo, ha imparato a utilizzare il boomerang non in Australia ma in varie altre parti del mondo, e questo l'ha ispirato in Africa. Esatto, il famoso boomerang africano, e questo ha ispirato la sua nuova tecnica, il boomerang shot. E oggi, come Paolo ha brillantemente spiegato, tira fuori il coniglio dal cilindro e segna il primo gol di Misaki in maglia bleu e red e rouge e bleu. Grazie al suo gol il Parigi passa in vantaggio. Degno di lui. La sua capacità di prendere decisioni e la sua abilità nel segnare continuano a migliorare. Lo stile di Misaki è una fusione tra la sua ampia visione di gioco e le sue brillanti abilità personali. Il Parigi cavalca l'onda del vantaggio e riparte all'attacco cercando la terza rete. È ancora Misaki che scippa, furto con destrezza su Napoleon e prova a fare breccia nella difesa del Marsiglia. Marsiglia che si sta spegnendo, ma un Parigi che si sta illuminando sempre di più. La Ville Lumière, Raimar, pensaci tu! E di nuovo Gito, non ci riuscirete! Ma Gito ormai cotto come un prosciutto, Gito carica verso Raimar a tutta velocità. Raimar perde l'equilibrio. Ma non eri stanco, hai ancora tutta questa energia. Ma Raimar non cede e riesce a proteggere la palla grazie al suo spiccato senso dell'equilibrio. Argomento sempre importante, in Capitan Tsubasa, il senso dell'equilibrio. Non ho finito con te. Ruzzone di Gito! Cosa? La palla riesce in qualche modo a tirargliela via. Sembra averla meglio sullo scontro fisico. Raimar non perde tempo e passa Ochado. E comunque palla che rimane in possesso del PSG. Bel passaggio Raimar. Ochado riceve la palla da Raimar e confonde i giocatori del Marsiglia con un dribbling fulmineo. È arrivato lui, arriva la belva
la belva del campo, Ociado Passapierre. La figlia Roma che cavalca il prato verde di Parigi. Come lo chiamavano? La belva disumana, il mostro del... Forse. Aveva un soprannome del genere, Pierre. Pierre lo chiamassero la belva... Aveva tra i suoi vari soprannomi anche uno del genere... La belva disumana. Forse me lo ricordo anch'io. O il mostro del campo. Comunque, tira in porta. Pappa! Pierre che vede il compagno di squadra libero. I passaggi si susseguono in un flusso continuo. Sono molto più aggressivi rispetto al primo tempo. Segnerò io il terzo gol. Eccolo qua il tiro di Pappa. Cos'era? Un tiro di punta, Paolo? Ed è rete! Il Parigi si assicura il terzo gol, una garanzia in questa fase finale della partita. Come si chiamava questo tiro qua su Dream Team, te lo ricordi? Se non sbaglio era tipo tiro alla massima potenza, qualcosa del genere. Ok, ok, ok. Però mi sembra un tiro proprio di collo pieno. Collo cioè pieno? Scagliato proprio di... Mi è sembrato di collo pieno. Cattiveria totale da parte di Mbappa, che schianta la sfera alle spalle del portiere del Marsiglia. Complimenti di Misaki, 3-1. Mi sa che è ora di fare spazio ai giovani. No, non devo buttarmi giù, anch'io mi darò da fare. Triplice fischio. Ragazzi, qui sembrava una partita che potesse... Sembrava una partita che poteva avere una forma di equilibrio, ma alla fine l'arbitro ha appena fischiato la fine della partita. La rifacciamo. Ragazzi, qui partita che sembrava poter mostrare una sorta di equilibrio, ma l'arbitro ha appena fischiato la fine. Lo storico derby del campionato francese vede il Parigi vittorioso per 3-1. Maledizione, abbiamo perso, ma la stagione è appena iniziata. Misaki e Pierre, la prossima volta andrà diversamente. Migliorerò e butterò giù la vostra squadra. Vedremo, ma non abbiamo intenzione di perdere. Daremo il massimo anche la prossima volta. Giusto, Misaki. La coppa del campionato di questa stagione è già nostra. Egitto distrutto. Un uomo finito, arenato sul campo da gioco. Questi 90 minuti sono stati lunghissimi. Egitto, stai bene? Vorrei solo riposarmi un altro po'. Ma oggi ho capito che abbiamo una chance contro le squadre europee. Questo è un grande risultato. Ed è rassicurante sapere che posso contare su di te in campo, Sano. Te ne sono grato. Anche per me è rassicurante poter contare su di te, Gito. Spero che riusciremo ad affrontare gli altri colossi europei insieme. Abbiamo tanto da fare. Gito! Sembra che abbia finito le forze. E ora non riesce più neanche a muoversi. Oggi si è impegnato più del solito. Misaki, il livello è alto. Ma è proprio questo il bello. Sì, sono d'accordo. Ho giocato solo una partita, ma sono contento di essere venuto qui in Francia. Tsubasa, finalmente sono sul palcoscenico mondiale. Ora giochiamo allo stesso livello. Sto per raggiungerti. Oh là là, sempre richiamo al suo eterno compagno e rivale. È il più grande rivale di Misaki alla fine. È uno dei suoi più grandi amici, è sempre Tsubasa. È lì che tutti i personaggi vogliono convergere. È lì che tutti i personaggi puntano nel raggiungimento dei propri obiettivi. Ti devo dire una cosa, Paolo. Sono contento del risultato. Per una volta non abbiamo avuto un pareggino perbenista, passami il termine, del volemo sebbene. No, abbiamo un PSG che è dominante. Abbiamo un PSG che è strappieno di campioni contro un Gito e un Sano che si stanno formando, che sono in fase di sviluppo e stanno affrontando le prime partite in un campionato di livello molto più alto rispetto alla J-League nel quale hanno giocato fino all'altro ieri, e un Napoleon che da solo sì può tirarti fuori la giocata, può tirarti fuori il tiro al volo, ma che non può competere contro quel
esercito di fenomeni che ha il PSG. Certo, puoi avere il punterone, ma il Paris Saint-Germain ha le stelle. Proprio nel loro motto si capisce la loro forza. Mentre Gito, Sano sono in fase di crescita, in fase di allenamento, e Napoleon è un po' la punta d'assalto, il Parigi può schierare The Team, un'intera squadra creata e forgiata per assaltare le maggiori competizioni europee. Per questo Marsiglia non c'era spazio né possibilità di vittoria fin dall'inizio, a mio parere. Non so come la pensi. Però il Marsiglia all'inizio ha mostrato ottimi duelli, ha giocato bene, con Napoleon è stato anche pericoloso durante il gol, Sano si è mostrato forte e rapido, ma ovviamente giocare alla massima intensità prima o poi ti stanca, questo si è visto, e il Parigi, che come ogni grande team abituato a fare, sa giocare partite di resistenza, sa giocare in sintonia tra i compagni e ha saputo limare alla perfezione ogni occasione da gol del secondo tempo. L'abbiamo visto con Misaki, l'abbiamo visto con Pierre, ma abbiamo visto anche Reman, Bappà e Ochado, e anche Duchamp, che hanno giocato partite magistrali. Un Parigi che sembra pericoloso in ottica campionato, ma soprattutto in ottica Champions League. E qui ti volevo, perché secondo me così tanti giocatori forti, questo Parigi, a differenza di un Bayern Monaco che al momento può vantare come super top player sì Genzo, sì Schneider, ma non mi ha ancora mostrato un'impalcatura di squadra così prorompente. Qui, se vedo una squadra che può affrontare il Barcellona in Europa e provare a dargli filo da torcere, è il Paris Saint-Germain. Quindi vediamo certo. Le quotazioni in Champions di Misaki e company, come andranno a evolversi nel corso delle partite. Esatto, se Marsiglia ha giocato in 3, il Bayern giocherebbe in 4, il Parigi ha giocato in 11, semplicemente. Assolutamente sì. Il mio voto comunque alla puntata è un 7 più, anche solo per come mi hanno fatto godere nel vedere Pierre e Misaki insieme con la stessa maglia. Voto di Paolo e saluti. Sono d'accordo, io mi sento d'accordo, magari un 7. Solo, non il più, solo perché avrei voluto preferire, come hanno fatto nel Parigi, anche qualche giocatore extra del Marsiglia. Si vede troppo un po' di dipendenza Gito Sano Napoleon, ma ci sta, siamo ben abituati a questo su Tsubasa. Bene, 7 meritato, bella partita, molto gustosa, molto piacevole alla vista. Alla grande, ragazzi, questo è tutto per questo episodio di Next Dream. Ci vediamo e ci rivedremo sul canale con me e con Paolo per il prossimo episodio in arrivo. Quando arriva, e quando arriverà, noi saremo qui. Ciao belli, e soprattutto, caro Paolo, 1, 2, 3, viva Tsubasa!